Secondo l'architettura moderna, un buon edificio dovrebbe essere costruito con molte entrate e poche uscite. Il riferimento all'economia mi introduce queste due vetture presentate oggi da BMW, che sono la Active Hybrid 6 e 7, dotate di motori elettrici oltre che di motori benzina. Si tratta di una convergenza di potenze che possono intelligentemente aiutare a consumare di meno al tempo stesso e soprattutto inquinare di meno. Questa è un po' la filosofia che sta a monte del concept filosofico della BMW. In linea con le attuali tendenze, anche la BMW affronta il mercato delle vetture ibride, motori termici affiancati da elettromotori, concentrandosi in prima battuta sui modelli al top della gamma, la X6 e la Serie 7, che portano sulla carrozzeria la sigla Active Hybrid, simbolo della tecnologia più sofisticata applicata oggigiorno a vetture di questo tipo, come ci confida l'ingegner Alessandro Toffanin. Sì, il termine active identifica proprio il fatto che è un ibrido, ma è un ibrido che non toglie il piacere di guidare. È in atto una continua elettrificazione nel mondo dell'auto e stiamo entrando proprio in aprile, quindi in questi giorni, alle prime vetture ibride BMW messe in commercio. Viene fatto con due tecniche diverse. Parliamo di una serie 7 che utilizza una tecnologia mild hybrid e un X6 che invece utilizza una tecnologia full hybrid. Le due tecnologie si differenziano nell'impatto che ha il motore elettrico all'interno dell'auto. Nelle mild hybrid sono vetture in cui il motore elettrico supporta il motore termico nella spinta e permette di recuperare l'energia in frenata, ma non permette l'utilizzo dell'auto in sola modalità elettrica. Invece la versione full hybrid, quindi l'Active Hybrid X6, oltre al supporto alla spinta del motore elettrico, garantisce anche di movimentare il veicolo nella sola modalità elettrica. Tutto ciò che è stato appena detto compare sul cruscotto nello strumento di controllo della X6 per consentire al guidatore di rilevare visibilmente l'attivazione in automatico dell'elettromotore alle basse velocità, in sostituzione del propulsore termico a benzina. O per quanto riguarda la 7, la sua funzione è circoscritta a ottimizzare le prestazioni del propulsore termico. Per verificare l'efficienza del sistema di propulsione ibrida firmato BMW, abbiamo provato la versione X6, di cui state vedendo le immagini, dotata di un motore V8 Twin Power Turbo di 4,4 litri di cilindrata, in grado di erogare una potenza di 407 cavalli, e munita per l'appunto dei due elettromotori, che producono rispettivamente 91 e 86 cavalli, grazie ai quali la potenza complessiva del sistema aumenta a 485 cavalli. Va detto che uno solo dei due elettromotori ha il compito di garantire la motricità elettrica, alternandosi con il propulsore termico, ma solo al di sotto dei 65 km orari. La scelta del percorso di prova, vista la giornata di pioggia e il poco tempo disponibile, si è concentrata in una zona della città caratterizzata da percorsi interrotti da ripetute frenate, dalle quali il sistema recuperava energia. Attorno a un complesso di edifici architettonici moderni sorti recentemente alla periferia di Milano. Una scelta obbligata, dunque, ma anche strategica, che ci ha consentito di apprezzare la silenziosità assoluta della vettura durante l'entrata in funzione del propulsore elettrico e di rilevare al tempo stesso il significativo risparmio di carburante derivante dal recupero dell'energia cinetica generata dallo start and stop trasferita dall'elettromotore alla batteria agli ioni di litio posizionata nel vano bagagli. Questa è una macchina che con questi sistemi ottiene dei risultati eccezionali da questo punto di vista. Vogliamo ricordarli? Sì, sicuramente. Le versioni mild hybrid, quindi installate sulla serie 7, sono in grado di abbassare emissioni e consumi del 17% nel ciclo europeo di prova, mentre le versioni X6, sempre nel ciclo combinato, arrivano anche al 20%. Ma i risultati sono anche più alti se ci troviamo in condizioni differenti, come esempio traffico cittadino, dove la componente elettrica ha maggior peso. La nostra prova a bordo della BMW X6, documentata dalle immagini della Milano proiettata verso l'Expo e dai contributi d'archivio realizzati in precedenza in una località marina già raggiunta dalla primavera, si conclude con una viva raccomandazione indirizzata a tutti gli automobilisti che contribuiscono volontariamente o involontariamente a elevare il tasso di inquinamento acustico. Silenzio,
si gira quando passa una BMW X6 Active Hybrid in città. Non si sente volare una mosca.